Hussein, Ya 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 Hussein, andiamo in Iran, andiamo in Iraq, in Pakistan, in India, uccidi pure qui in Europa, praticano cosa? Mata, battersi le mani sul petto. È questa pratica sancita dalla Sharia oppure no? È una cosa abbastanza naturale. Quando una persona è in preda al dolore, finire nel compiere un atto simile. Questo è il motivo per cui ci battiamo le mani sul petto. E ricordarsi cosa? Il dolore di Al-Hussein alayhi salatu wassalam. Non vi è niente in contraddizione con la religione di Dio. Adesso perché siamo in un periodo di lutto per un nostro imam, diciamo, santo, è per questo che vedete tutto nero, anche io vestita di nero. Io sono cristiana. Questo mese di lutto per me è strano, perché altro non riesco a capire. C'ho il marito che è musulmano e gli vedo i segni e mi dispiace. Si sentono le batte da fuori, quindi il dolore penso che c'è. In quel momento non te ne importa niente. Però stai a pensare al dolore, il petto diventa tutto rosso se batti forte, però d'altra parte le donne lo fanno piano. Mi chiamo Damiano Abbas di Palma, sono nato a Firenze, ho 32 anni, sono musulmano ormai dal 1999. Sheikh Abbas è molto sapiente, anzi sa le cose religiose, ne sa molto di più rispetto a me o a gli altri musulmani che siamo qui. Noi siamo molto contenti che ho trovato come oggetto l'Islam in Italia, anche pure educato, lui ha molto buona esperienza. Anche quelle che domanda o dico lui dà risposta sempre positivo. Tu vedi comunque che dopo 1400 anni vieni in un luogo come qui in Occidente e vedi che il ricordo dell'Imam Hussein è vivo tramite non le persone che vivono nei paesi islamici, ma anche nel territorio occidentale e diciamo senti la storia di Imam Hussein dalla bocca di una persona che prima non era musulmana, adesso è musulmana, addirittura ha studiato, è diventato un religioso e ti sta spiegando la storia in una lingua che tu magari in quell'epoca quelli che facevano quella cosa all'Imam Hussein neanche immaginavano. Fu così che Al-Hussein entrò nella piana di Karbala con suo cavallo Zuljanah e dette prova di se stesso. Quelli che vedevano il nipote del profeta piombargli addosso lo supplicavano in ginocchio di lasciargli la vita salva. Omar ordinò di seppellirlo sotto una pioggia di frecce, di pietre, di pezzi di bitume infuocato. Shem lo colpì con tutte le sue forze al Hussein. Sei morto Hussein a Karbala, ha lasciato la famiglia e Ali e Sajjad. Ya Hussein, ya Ali ibn al-Hussein, ya Aulad al-Hussein, ya Ashab al-Hussein.
piango perché quando sento quella storia, penso che veramente qualsiasi persona, se sente quella storia e si immagina un attimo quella scena, quello che è successo, non può fare altro che piangere. Tu sai che in quel periodo, di quel mese, il mese di Muharram, c'è quel martirio e tu ti ricordi e piangi, le lacrime scendono da sole. Il pianto e lamenti di uomini e donne, le lacrime scendono sul viso dei credenti, il lutto e il dolore ritornano al cuore, l'essenza di un fiore, il ricordo di Ashura, e innalza le mani pregando ad Allah e chiedi una lacrima per chi è morto a Karbala.